Che lei. Alberto mi ha detto che Ligabue fa le pizze. Non fa le pizze. Allora papà, di che fa le pizze? Scherzo, il mio fa le pizze è il cantante Ligabue. Ecco che tu dimmi che non mi fa le pizze. Ma c'è Lucio che fa le pizze di Bu. No, io vi devo dare scuse. Ieri ero un po' stanca e sono andata a dormire presto, quindi non c'ero nel video. Alberto si è infuriato, ma io non ne ho colpa. Si infuri pure. Si infuri, io a me non ho paura. Spero mi perdoniate. Non succederà più. Spero. Oggi per farmi perdonare vediamo Luciano Ligabue. Luciano Riccardo Ligabue, conosciuto come Ligabue o Liga, è un cantautore, regista, scrittore e sceneggiatore italiano. Ha vinto negli oltre 25 anni di carriera più di 60 premi per ciò che concerne la sua attività musicale, 5 premi per quanto riguarda l'attività di scrittore e infine 10 onorificenze per la sua attività cinematografica. E si può restare soli certe notti qui, che se ti accontenti godi così così. Benvenuto a Ligabue, che compie in questo 2015 25 anni, insomma. Sì, hai visto? Li porto anche discretamente. Guarda. Buon pomeriggio, sì, a tutti quanti, ciao. Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica. E io il mio primo concerto l'ho fatto soltanto nel 1987, quando avevo 27 anni. E dopo un paio d'anni, e quindi non lo so, una ventina di concerti tutti quanti a Reggio Emilia tra l'altro, abbiamo firmato il disco. Quindi quando sono uscito, in realtà io ero insomma ancora molto poco esperto anche su come si stesse sul palco. Io andavo sul palco, mi lanciavo, mi buttavo, quello che succedeva. Cambiando ancora il tempo cambia sempre, ma cambia poco chi c'è dentro. E all'estero, ad esempio, hai scoperto che i giapponesi sanno meglio le tue canzoni di te degli italiani. Sì, alcuni di loro, quei coraggiosi che hanno deciso di avventurarsi in questa cosa, sì, è vero, l'ho visto con i miei occhi. Per caso o per fortuna, c'è ancora una canzone. Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, che quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa di Lian sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Ligabue non è una moda, è una passione, una fede, vita, uno stato d'animo, un credo. Ma io credo che alla fine abbiano ragione quelli del mio paese che dicono ancora quello lì è uno che canta invece di lavorare. Poi sai benissimo che quello che puoi fare come sempre è scrivere la migliore canzone che tu puoi scrivere, la pubblichi, incroci le dita sperando che venga interpretata bene e specialmente che possa piacere. Non c'è una ricetta per far sì che le canzoni funzionino, perché altrimenti ognuno farebbe una canzone di successo. Sarà difficile, mentre piano ti allontanerai, camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Grazie a voi, ciao, buon pomeriggio. Come vedi sono qua, monta su, non ci avrà. Tutti per l'attenzione. Un abbraccio. Cione. Ah? Cione.
ciune perché ciune, ciune. Un abbraccione a tutti, a domani. No, dovrebbe fare così, così poi sparisce. Non so se va bene. Fatti sì che mi faccio. Uno, due, tre. C'è sempre una canzone.